c'è davvero l'esigenza di andare oltre questa Unione Europea? Beh, è strana la domanda, perché se c'è una cosa di cui tutti sono convinti in tutti i paesi europei, di destra, di sinistra, di alto, di basso, sovranisti, non sovranisti, è che comunque una prima fase della storia europea è conclusa. Si tratta di capire se, quale e come, con quali forme deve essere costruita la seconda fase, ma che una prima fase si sia conclusa e che in questa prima fase ci siano state enormi fatti positivi, ma anche, come al solito, enormi, una quantità infinita di errori, ormai è un luogo comune. A Parigi c'è un clima molto molto caldo, è un clima che è facilmente diffondibile in Europa e bisogna guardarci con molta attenzione. Sì, un clima caldo perché, bene o male, l'Europa ormai è già divisa in club, cioè quando non esiste una tavolata a 27, per definizione quando ci si mette una trentina a tavola, immediatamente si fanno dei gruppetti, e così è l'Europa, per cui c'è un'Europa del nord con i conti a posto che guarda con sospetto all'Europa meridionale, c'è un'Europa dell'est che ha una visione tutta diversa di come si sta in Europa, c'è un'Europa del sud che arranca e fatica. Questa Europa del sud ci siamo anche noi, con tutti i nostri problemi. E quanto distante è dall'Europa del nord? Quanto vorremmo essere più vicini magari? Purtroppo questo fa parte dell'anomalia italiana, dell'eccezione italiana. Purtroppo i nostri guai non sono europei ma sono interni e ce li portiamo dietro dagli anni 70-80. Il problema del debito pubblico sopra quota 100 lo abbiamo da fine anni 80 e tra 1979 e 1989, in quel decennio, siamo passati, abbiamo più che raddoppiato il debito pubblico. Quindi il problema non è dell'Europa, è nostro. Quindi hanno ragione, diciamo, a tirarci le orecchie e a bloccare le manovre? In qualche misura, nella nuova Europa bisogna trovare una soluzione. Questa soluzione probabilmente passa per un percorso più lungo del previsto. In questo momento non possiamo fare né accelerazioni da una parte né accelerazioni dall'altra, e probabilmente è quello che Conte farà stasera, cioè dimostrerà che larga parte dei soldi che si dovranno spendere o che sono previsti di essere spesi nel 2019 non si spenderanno perché banalmente mancano le leggi di attuazione, e quindi tutto sommato si va molto più nella direzione che ci dice l'Europa in modo implicito di quanto esplicitamente invece si dica nella legge finanziaria.